I benefici del bergamotto sono molteplici e apportano degli ottimi risultati per la salute dell'organismo in vari ambiti. Il bergamotto è un agrume che vanta numerose proprietà curative e che deriva da un albero appartenente alla famiglia delle Rutaceae, il cui nome è Citrus bergamia. Le origini di questa pianta sono italiane. Il bergamotto proviene infatti dalla Calabria, ma è divenuto famoso in tutto il mondo. Un esempio è ampiamente utilizzato per la realizzazione di diversi tè, come l'Earl Grey. Ma quali sono tutte le caratteristiche del bergamotto? Questo frutto, che ricorda un po' il pompelmo, è un valido aiuto contro il colesterolo. E perciò, per la prevenzione delle malattie legate all'apparato cardiovascolare, ma non solo. I benefici del bergamotto sono molti di più. Scopriamoli tutti. Il bergamotto è un frutto composto principalmente da acqua, per ben l'80%. Contiene poche calorie. Infatti uno di questi agrumi di media grandezza apporta circa 42 kcal. Il bergamotto è un frutto prezioso per la salute. È ricco di vitamina C e vitamina A, così come di polifenoli. Il suo contenuto nutrizionale poi è stato dimostrato essere di grande aiuto nella lotta alle malattie cardiovascolari. Uno studio effettuato dall'Università di Roma Tor Vergata ha valutato i benefici del succo di bergamotto, evidenziando le sue già note proprietà benefiche e di prevenzione di alcune patologie se associato a uno stile di vita sano ed equilibrato. Non solo, il bergamotto ha anche proprietà antiossidanti che combattono l'invecchiamento precoce e l'azione dei radicali liberi grazie al suo contenuto notevole di polifenoli. Inoltre il bergamotto aiuta a ridurre il colesterolo cattivo e ha proprietà energizzanti e tonificanti. Il bergamotto è un valido alleato per la salute del cuore. Viene infatti impiegato per tenere sotto controllo il colesterolo alto. Ed è in grado di prevenire malattie cardiovascolari come infarto, ictus e aterosclerosi. Non va però utilizzato in caso di glaucoma, asma bronchiale e bradicardia. L'aroma di bergamotto è inoltre molto utile per combattere ansia e depressione. Per questa ragione è infatti utilizzato in aromaterapia. Come fare? È possibile effettuare su fumigi utilizzando alcune gocce di olio essenziale di bergamotto dall'azione calmante. Oltre al bergamotto, per combattere l'ansia esistono altri oli essenziali efficaci. L'essenza di bergamotto contiene poi vitamina C, proteine, fibre alimentari, sali minerali, come sodio, calcio, potassio e magnesio, aminoacidi e un alto numero di antiossidanti, tra cui flavonoidi. Per questo motivo, il bergamotto rallenta l'invecchiamento e combatte i radicali liberi. Il bergamotto è un ottimo alleato per le vie respiratorie. Vanta infatti delle proprietà antibatteriche e antinfiammatorie utili per la salute dell'organismo e per il benessere delle vie respiratorie. L'olio essenziale di bergamotto può essere utilizzato anche come disinfettante e cicatrizzante. Può infatti essere applicato sulla pelle per cicatrizzare piccole ferite, ma anche per combattere micosi alle unghie. Questo prezioso frutto sembra inoltre sia particolarmente indicato contro la forfora e la caduta dei capelli. Occorre però prestare particolare attenzione al suo utilizzo sulla pelle, in quanto contiene bergapteni. Queste sostanze pare siano infatti cancerogene e causa di macchie ed eritemi. Per risolvere il problema, basterà acquistare in erboristeria l'olio essenziale di bergamotto, privo di bergapteni. Il bergamotto sembra sia indicato anche per sconfiggere la litosi. Come fare? Versate 4 o 5 gocce di olio essenziale in un bicchiere d'acqua per fare dei gargarismi almeno 2 volte al giorno. L'olio essenziale di bergamotto è molto utilizzato in estetica. Si sfruttano principalmente le sue capacità cicatrizzanti e astringenti per la preparazione di creme e maschere di bellezza.
Non solo, viene spesso utilizzato anche contro la cellulite, sfruttando le sue proprietà riscaldanti, per effettuare massaggi, in grado di riattivare la microcircolazione e di eliminare la tanto odiata ritenzione idrica. Il bergamotto ha anche proprietà antimicotiche, essendo un potente antibatterico. Ecco perché viene usato per contrastare i funghi della pelle e delle unghie. Il bergamotto non ha particolari controindicazioni, ma potrebbe entrare in interazione con farmaci che aumentano la fotosensibilità, cioè la sensibilità alla luce della pelle. Ecco perché è bene contattare il medico curante in caso di dubbi specifici. Evitare comunque gli eccessi. È un modo sicuro ed efficace per assicurarsi tranquillità anche nel consumo di questo agrume, poiché il suo contenuto di acido citrico potrebbe provocare acidità di stomaco. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti al mio canale.